Avete deciso di comprare una pianta di cannabis da tenere in giardino e ora vi state chiedendo quali rischi correte e come, se del caso, non avere problemi con la legge? Per sapere come coltivare cannabis senza commettere reato, dovete innanzitutto conoscere i più recenti orientamenti della Cassazione, che di fatto ha depenalizzato questo comportamento. Attenzione però, depenalizzato non significa legalizzato. La coltivazione di semi di canapa o di cannabis resta pur sempre vietata dalla legge, ma le conseguenze sono minori per chi crea una piccola serra per uso personale rispetto a chi invece eccede nel numero di piantine, tanto da far presumere che la sua attività sia destinata allo spaccio. È proprio sul numero di piantine che si definisce la questione su come coltivare cannabis senza commettere reato. Anche se non c'è un limite predefinito dalla legge, le sentenze della Cassazione possono aiutarci a comprendere come stanno le cose e a stabilire fin dove non si rischia un'incriminazione penale. E allora, se vi piace l'argomento, e sì che lo so che vi piace, me lo sento, iscrivetevi al canale, azionate la campanella degli avvisi e sigla! Questa è la legge! Ciao amici, da oggi potete accedere a contenuti nuovi ed esclusivi di Questa è la legge. Come? È semplicissimo, abbonatevi al mio canale YouTube. Con un piccolissimo contributo troverete tutte le puntate che trasmettiamo in live su Twitch ogni lunedì e giovedì alle 16:30 e che magari avete perso perché in quell'orario non siete riusciti a collegarvi. Parliamo di legge, spieghiamo le norme e le sentenze, rispondiamo alle vostre richieste di consulenza, vi insegniamo a districarvi nei meandri del contorto e farraginoso diritto italiano. Ci accompagnano ospiti d'eccezione, avvocati civilisti e penalisti, esperti in diversi settori e altri cittadini che hanno subito vicende molto particolari, magari simili alla vostra. Vi aspetto tutti e numerosi nel mio salottino legale. Abbonatevi, a presto. Questa è la legge. Allora, in generale, la coltivazione di cannabis è reato quando il quantitativo di droga ricavabile dalle piantine sia di tali dimensioni da far presumere che sia destinato allo spaccio o comunque alla cessione a terzi. In questi casi scatta la reclusione da 6 a 20 anni e la multa da 26.000 a 260.000 euro. La pena però può essere ridotta se la condotta per la qualità e quantità delle sostanze è di lieve entità. In tal caso scatta la reclusione da 6 mesi a 4 anni e la multa da 1.032 a 10.329 euro. Invece la coltivazione di cannabis per uso personale, così come la detenzione di qualche spinello o qualsiasi altra droga, non è punita penalmente, ma costituisce un semplice illecito amministrativo. Ciò significa che non ci sarà alcun processo penale. Tuttavia, il detentore viene sottoposto per un periodo variabile da un mese a un anno, a seconda del tipo di droga, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative: la sospensione della patente di guida, la sospensione del porto d'armi, la sospensione del passaporto, la sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo. Inoltre, chi viene trovato per più di una volta con della droga per uso personale e di fatto non è di lieve entità, viene invitato a seguire un programma terapeutico e riabilitativo. Come fare a stabilire se le piantine di cannabis trovate a casa di una persona sono destinate a uso personale o allo spaccio? Come definire, in altri termini, il limite quantitativo di marijuana oltre il quale scatta il reato? Nel caso di detenzione di droga già prodotta è molto facile. Bisogna guardare al quantitativo e alle modalità del possesso. Quanto al quantitativo, per cannabis, marijuana e hashish si è stabilito che il confine sia di 500 mg di principio attivo. In pratica, chi viene trovato con non oltre tale quantità di droga non può essere accusato di spaccio, poiché si tratta di dosi ritenute idonee all'uso personale, ma la quantità di principio attivo drogante non è sempre sufficiente ad escludere il reato. Occorre tenere conto anche delle modalità di detenzione della droga. Ad esempio, se durante la perquisizione la polizia dovesse trovare un modesto quantitativo di droga rientrante nei parametri che vi ho appena indicato, ma già pronto per essere ceduto, ad esempio perché impacchettato in dosi ben misurate, allora scatterebbe il reato, perché si presumerebbe che la droga sia destinata alla cessione. Veniamo ora alla coltivazione. Quando si tratta di piantine, quindi di semi di cannabis o di canapa, il discorso si fa molto più complicato perché non è possibile stabilire in anticipo quanti grammi di principio attivo possono essere
essere ricavati. Pertanto, in queste ipotesi, si fa una valutazione caso per caso, valutazione che compie chiaramente il giudice nel corso dell'eventuale processo penale conseguente alla contestazione fatta dalla polizia. Ebbene, per non avere rischi, ossia per coltivare cannabis senza commettere reato, bisognerebbe non superare mai le 3 piantine. Ma una recente sentenza della Cassazione ha ritenuto non configurabile il reato anche in presenza di ben 12 piantine. A salvare l'imputato, infatti, possono essere le tecniche rudimentali di coltivazione utilizzate. Secondo la Cassazione, il reato di coltivazione di stupefacenti scatta a prescindere dal quantitativo di principio attivo ricavabile nell'immediatezza. È sufficiente l'attitudine della pianta, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente. Non rientrano però nel reato, ma restano comunque punibili a livello amministrativo, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica che, vuoi per le rudimentali tecniche utilizzate, vuoi per lo scarso numero di piantine, per il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile o per la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore. Quindi, chi resta nel limite di 2 o 3 piantine difficilmente rischia un'incriminazione penale, ma anche chi supera questo limite non commette reato se le piante in questione non sono sottoposte ad una strumentazione idonea dimostrante la professionalità della coltivazione. Professionalità. Inoltre, anche la mancanza di strumenti per il confezionamento dimostra l'assenza di destinazione allo spaccio. Affinché dunque vi sia il reato di coltivazione di droga, è necessario non solo che la droga abbia per oggetto una pianta che sia in concreto idonea a produrre sostanze vietate, ma anche che siano utilizzate a questo fine strumentazioni e pratiche agricole tecnicamente adeguate, ossia all'avanguardia. Amici, questo è un concetto un po' tecnico, lo so, però adesso sapete che quando coltivate tante piantine di droga potete rischiare un'incriminazione penale, se ce ne sono poche invece, fermo restando che commettete un illecito civile, almeno scongiurate il processo. Questa è la legge. Vuoi spacciare liberamente nel parchetto? Semplicemente non puoi, perché questa è la legge. Direttamente da Rende 4 Miglia, avvocato Angelo, le mando una buona serata, un buon sabato sera. Questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.